Abbiamo scelto di venire qui a Palazzo Te perché ovviamente soprattutto questo angolo del palazzo siamo molto legati perché qui vicino, qui dietro c'è anche quell'affresco che, da cui abbiamo preso ispirazione proprio appunto 27 anni fa per il logo di Festival Letteratura. Qui Ricordiamo tra tutte Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura che torna, Shinan Caranotilaka, vincitore del Man Booker Prize, che sarà qui, autori e autrici molto popolari, penso a Valéry Perrin, che siamo finalmente riusciti ad avere a Mantova, Pankaj Mishra, che è uno degli esponenti più importanti della letteratura indiana e poi anche opinionista sul Guardian, su Internazionale, su molte riviste che danno anche lo spessore internazionale di questa manifestazione, che è una manifestazione anche che, come abbiamo detto poi nel comunicato, chiama un po' raccolta tutte le varie arti. E infatti quest'anno il festival è segnato anche da interventi di artisti molto importanti, prima di tutti Michelangelo Pistoletto, che terrà una installazione sulla pace al Tempio di San Sebastiano, che è per noi, come sappiamo, un luogo ben simbolico da questo punto di vista, ma anche l'installazione che faremo in Piazza Sordello sulla fragilità della natura in collaborazione con Artesella, così come l'azione che faremo alla Scuola Pomponazzo, che abiteremo come festival quest'anno anche grazie al progetto del Comune di Mantova a Generare il Futuro. Poi ci sarà anche questo Museo delle Cose Possibili che faremo alla Pomponazzo, proprio invitando tutte le persone, anche gli abitanti del quartiere, gli insegnanti, i bambini, ma tutto il pubblico del festival, a portare degli oggetti che secondo loro sono importanti per il futuro che avremo a venire, da memorie private a oggetti che possono suscitare idee e cose di questo tipo. Questa sera abbiamo pensato di tirare fuori e, a dirvi la verità, anche abbassare un po' l'età media di questa presentazione. Abbiamo pensato di mostrarvi due giovani che collaborano col festival, Silvia Mengali, che si occupa, in particolare si è occupata del programma delle bambine e dei bambini. E Silvia Righi, l'altra Silvia dall'altra parte, che in particolare si occupa della poesia, ma non, in realtà non solo. E non ci limiteremo però alla letteratura, perché la letteratura non è mai fine a se stessa, naturalmente sarà un modo per discutere anche proprio del rapporto del femminile con la realtà sociale, con la realtà politica, con la realtà linguistica. Ci saranno una serie di altre notizie anche che si focalizzeranno su tematiche appunto più legate al nostro contemporaneo anche in termini sociali e civili. E sarà un festival all'insegna degli sguardi, delle esplorazioni, della presenza bambina nei luoghi di Mantova. Un festival molto in movimento anche nella parte dei bambini. Quest'anno abbiamo ovviamente torna Girotondo alla Casa del Mantegna, quindi è una cosa molto importante per noi, un progetto a cui tenevamo molto, con l'impegno di 7 realtà museali italiane che porteranno un museo senza museo all'interno della Casa del Mantegna, ma anche, come sapete, c'è tante azioni che andranno fuori per la città. E il festival andrà quest'anno anche fuori dalle mura cittadine con due iniziative, una per bambini all'Osservatorio di Gorgo di San Benedetto Po, ma poi avremo anche questa soirée risorgimentale che terremo all'Ossario di Solferino con Giancarlo De Catado e il quintetto Alcord. È una serata mazziniana in un luogo molto simbolico anche di questo museo diffuso del risorgimento che la provincia di Mantova sta curando. Insomma, tantissime cose, adesso ne ho detto solo alcune, ma chi vuole saperne di più può leggere gli approfondimenti sul nostro sito e sui vostri siti, sui vari giornali. Grazie.